Ah, pode ser. Ah, aqui não. Então é a lâmpada da cozinha. Espera aí que eu estou registrando um vídeo. Arrivo. Deixa eu só. Tutto sbagliato, no, perché questo qui lo sto facendo in più per la cosa che volevo far vedere, mi sono un po' impantanato, ma comunque il senso è quello lì. Vabbè, facciamo che torniamo indietro. Sì, vabbè, facciamo sempre nel rosso, vai. Shape Editor, basta. E qua, facciamo solo uno scherzetto. Ok, no, e mettiamo anche un po' di... Ah,
giochiamo, volevo dire, non scherziamo, giochiamo. Ah, boh. Close. Adesso facciamo la mesh. Scritta. Friangole. Ecco qua. Solo per... No, sì. Proprio adesso doveva succedere. Vabbè. Andiamo. Sopra. Perché non va? Peccato. No, perché ho altri programmi. Aspetta che guardo. Questo ancora deve finire. Troppe robe. Questo è aperto da parecchio che sto lavorando sopra. Beh sì. Vabbè, proviamo a fare senza le scritte. Senza le scritte. Allora. Lasciamo la rilievo booleane che volevo farvi vedere. Lasciamo le scritte, tanto non cambia nulla. E aggiungiamo, ok? Volevo togliere anche questi qui lì, per quello. Vabbè. E diamo visibilità all'assembly. Assembly, show, dove avevo messo già due, sistemato, ingrandito, fatto un mucchio di roba, che prima avevo provato a fare, avevo provato, li avevo rifatto, no, provato, nemmeno fatto, ma rifacendo tutto un percorso su ZBrush, oggi ho cambiato tutto, alla fine contentissimo, stavo per salvare, quando ho deciso di misurare, il risultato era, cioè, non era buono. E ho detto, facciamo qui. C'è una stupidaggine proprio, no? Facciamo in Arcam, cioè il problema in Arcam è posizionare le cose, ma insomma con tutte le misure precise. Essendo che qui, ad esempio, in queste due figure, no? Sono rettangoli, hanno linee, no? Dritte sulla parte di sotto, possiamo, cioè, ingrandendo, arrivare dove vogliamo, insomma, no? Non è che ci facciamo fregare su forme semplici. Dopo, se le cose sono più complesse, da posizionare nello spazio è difficilissimo, insomma, qua. La vite, ad esempio, è facile metterla in centro. Qua, se l'altezza è conosciuta e precisa, si sbatte, no? La figura. Qua nel posizionamento nel zero si dà il riferimento come centro del lavoro fisso, no? Centro del lavoro, no? Del pezzo, del modello, e dopo si alza su una cifra precisa, no? E là si ha la precisione totale, se si vuole. Una dopo la vite è lo stesso, qua non si vede, qui vi faccio vedere su quest'altra qui che è già fatta, no? Quella che sto facendo adesso l'avevo già fatto, che misurando col calipo nella chiocciola che ho sopra il dado non ho più spazio, quindi dovevo per forza attenermi a una distanza di questo rettangolo qui, no? 4 mm dal giro del... Vediamo un po' se c'è qua, no? La scala di grigi. Dal giro che non è questo qui, ma comunque facciamo, dai, in questa scala di grigi, facciamolo sopra scala di grigi. Vedete, da qui ho posizionato, vedete qui si capisce bene,
come se il calibro stesse misurando dall'esterno della chiocciola all'interno del vuoto della cava del filetto, no? E quello lì l'ho riportato nel modello 3D anche. Ovvio, tutto questo, cioè, ci dà ma qui io riesco a spostare di centesimo a centesimo il pezzo, conferendo dov'è. Cioè, conferendo dov'è sarebbe. Aspetta che vi faccio vedere. Giornali. Andiamo a vedere questi qui. Togliamo la visibilità a tutti gli altri. E qui in questo gruppo c'ho un'altra vite che non deve per forza apparire. Ecco qua. Qua nemmeno si vede. Ah sì, no, volevo farvi vedere lo scassino. non è in questa qui, vediamo un po'. Queste non so se le avevo fatte. Sì, vabbè, tanto siamo qui, non è che dobbiamo, no? Anche in questi qui non ci sono. Vabbè, questi qua richiudiamo perché non c'entrano nulla, il gruppo anche. E sono questi qui. Eccola, c'è il. Togliamo la visibilità dell'assembly. Eccola. Il rettangolino, no? Posizionato a filo proprio, vedete? Okay. È così a filo che la booleana quando ha tolto ha lasciato la parete della sporgenza sotto, no? Del sottosquadra, sotto il sottosquadra, vedi, c'è anche il pezzettino del sottosquadra della vite così giusto che è. Ah, vabbè, come quello, cioè, stupidaggini che magari vi confondono anche. Attiviamo allora il rilievo dal quale vogliamo sottrarre qualcosa, ovvio che la sottrazione avviene in arcam solo per incidenza perpendicolare, quello cioè, non c'è nulla da fare, solo fin lì, ma intanto anche con quello lì si può fare tanta roba, no? Dipendendo dalla situazione di una. Adesso diamo visibilità all'assembly. Se diamo visibilità all'assembly, non vediamo il modello, allora dobbiamo attivare il modello che è aperto e con attivo il livello sul quale vogliamo, no? Sottrarre il pezzo, che come avete visto, pezzo che non ha nulla, no? Adesso lo togliamo. Sottrarremo la forma della vite da questo parallelepipedo. Come? Lasciando prima cosa il modello visibile, no? I parallelepipedi, i rettangoli, i cubi, i dadi, fanno parte dell'area di lavoro di ArtCAM, quella normale dove si lavora con l'assistente, livelli, cose varie. Invece, le vite sono state sì prodotte dentro un'area di lavoro di ArtCAM, così via, ma create, trasformate in mesh, portate nell'assembly. E adesso sono un modello 3D dentro l'assembly. L'assembly, l'assemblaggio, per far funzionare la sottrazione, deve essere prima avere visibile le forme, le figure, i modelli che vogliamo sottrarre. Qui, ad esempio, io ho preso, per non aver sorta, no, di continuità, ho preso questo qui, anche se le vite dopo sono simmetriche, non cambia più di tanto, ma per essere sicuro ho messo la vite qui, dopo una misurazione fatta da una scansione con la stessa portata dentro l'ArtCAM, la scansione con un'area di lavoro con la stessa profondità in pixel di quanto non fosse risoluzione, né? Nel caso
di quanto fosse la scansione che ho fatto nella stampante, scansione 2D, no? E con quello ho un po' capito cosa dovevo aumentare, cosa non dovevo aumentare. Insomma, qui ho aumentato in Z, aumentato in X e Y dentro le mie volontà, ma con un dominio assoluto nella parte tecnica di questo qui. Ovvio, cioè non è un programma per fare questo. Io che sono un po' azzardato e mi sono permesso di farlo. Questo non vuol dire che il risultato sarà quello che mi aspetto, ma tutto quello che sto facendo mi ha creato un percorso di conoscenza che mi giova, mi fa piacere, di gusto. E dopo sono cose che dopo uno può usare, no? Servirà sempre. Io ne sono convinto. Devo esserlo. comunque, sottrazione booleana in Arcam. Ecco, siamo già a 20 minuti, non ho fatto un non ho fatto nulla nel video, mamma mia, comunque. Dicevo, perché funzioni si deve avere il modello visibile, la cosa si resume a queste cose qui che dirò adesso. L'area di lavoro con il modello che vogliamo, dove vogliamo praticare la sottrazione visibile, modello normale, ed in più la forma cui vogliamo sottrarre a questo modello installata nell'assemblaggio di Arcam importata come modello 3D o creato mesh e portato qui, dopo posizionato, visibile e Assembly selezionato, più importante, perché se seleziono questa figura qui mi dà solo questi comandi qui, perché è una semplice figura senza nemmeno essere un tassello assembly, che mi dà altre opzioni di colorazione, aggiungere, eccetera, e l'assembly mi dà ancora altri, come ad esempio il 3D Machining Wizard, che è il modello multi-site machining, eccetera, ma mi dà anche queste altre opzioni qui. Questa è la nostra sottrazione. Sottrai l'assembly dal modello e noi cliccando. Sottrai il modello dall'assembly. Adesso togliamo la visibilità dell'assembly. E come per magia, dico questo come per magia, cioè, perché prima era una cosa ovvia, io non mi ero proprio ricordato che fosse possibile, perché avendola vista fare su un anello, cioè, rimane una cosa vaga, no? Cioè, tu non prendi coscienza di che l'operazione è così semplice, che può servire. Una, due. Facendo la sottrazione qui mi è venuto tutta la pulizia del pezzo che avevo generato. Cioè, diversamente da gli altri che erano tutti arrotondati. Vedete? Cioè, la posizione è diversa perché dopo li ho importati in posizioni diverse, ho tolto parti, diminuito un po' come dimensione, ma se fate caso, no? Vedete il disegno a parte la misura, perché tutto questo lo sto facendo perché ho visto che la misura non andava bene, tanto per combaciare i fili, il filetto, che ho fatto le mie correzioni con i miei righelli. Infatti, come nelle fotografie che ho lasciato nella discussione, è anche allargato il pezzo perché, vedendo quel risultato che avevo in mano, si capiva che era stretto. Allora, qua facciamo così, vediamo se riesco a posizionare questo così. Adesso è scomparso. Ancora un po' di più qua. Saliamolo qui, ecco, magari facciamo ingrandiamo un po', vai, ecco, e saliamolo, no? Ok, cioè prendiamo per riferimento questa linea,
gialla chiara qui. Vedete che è arrotondata, a parte le misure e la non sincronia, la dimensione diversa proprio del passo. Vai. Risumendo, era questo, c'era una piccola variazione percentuale, 1-2% del passo, che l'ho corretto e allargato tutto. E adesso andiamo a vedere questi qui. E bomba, vedete con pam 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 pam, se corretto, che era questo che cercavo di fare quando sono andato in ZBrush e non sono riuscito. Comunque tutto perché queste figure esportate da qui non sono NURBS, eccetera, eccetera, e con i soliti programmi come Rhino, quelle cose lì, non riusciamo a fare una sottrazione booleana. Dopodiché, ovvio, la vite poteva essere disegnata su un Rhino, su un programma di grafica di modellazione 3D poligonale, Blender, 3D Max, SolidWorks, insomma, cioè io non li uso e niente, ho fatto così. Dopo, se andrà bene, il video lo faccio solo per farvi vedere la sottrazione booleana. E volevo scrivere qui volevo sottrarre anche le scritte, ma non mi è andato male. Vabbè, oh, ragazzi, capita. Booleano su ArtCam, va bene? Ciao ciao.